Benvenuti in questo reupload. In questi video, un pre-roll per NordVPN che, come tanti di voi, sponsorizza da anni i miei canali, vale la pena. Sì, continuo a migliorare i mezzi professionali che finalmente ho, ma guardate cosa accade quando vi aggiungiamo collaboratori e... i loro. Quindi, ragazzi, questo è il codice per ottenere sconti e promozioni sotto il mio nome e... insomma... Vogliamo che Goober, Laudret, MD, Camilla, Flefa, Lami e gli altri che incredibilmente lavorano con e per me abbiano ogni tanto un foro nella cantina che faccia passare quantomeno un raggio di sole? Codice Sabaku. Per aggiungere ancor più etica, però, prima della live ricaricata e appunto migliorata, due parole. Sottoscrivere una VPN oggi è qualcosa che equivale quasi al vestirsi per uscire di casa. E Nord è un'azienda di cybersecurity che le cose le fa per bene. Altrimenti, con tutto il rispetto, non sarebbe stata qui. Quindi, piuttosto che fare il pippone sulla threat protection, dati al sicuro, l'evitare pubblicità invasive, l'anti-malware e cosine sparse come i server offuscati e quelle didascalie da servizio, che contano certamente, semplifico. La uso da sempre. Anche nel passato in cui avevo paura di rallentare le mie submediocri linee internet. E da oggi, con un solo account, si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. Quindi, un sabacco è per tutti! Buon recupero, o bis, della live, ragazzi. Ragazzi, io non so come metterla sul piatto dell'introduzione, questa cosa. Io non so se siete consapevoli di quello che sta fattualmente, concretamente accadendo. Questa è la classica cosa. Questa è la più che classica situazione nella quale l'amico di scuola dice che ha Doom 6 quando ancora non è uscito Doom 3 e tu aspetti che lo tiri fuori. Ma poi ce l'ha davvero. Quando creai la Veteran Run, il format con cui aprì il concetto di serie su Sutorima, vi raccontai di quanto giocai Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. E di come mi divertì a fare run a European Extreme con la fotocamera. E esplicitai European Extreme soprattutto perché i boss cambiano, perché i boss evolvono, perché i boss hanno attacchi unici a European Extreme. O comunque modificati. Per anni mi avete detto, ma quindi le foto? Ma quindi le foto? Ma quindi le foto? E io sapevo di averle. Fatte, ma non di averle fisicamente, perché crescendo, nonostante avessi la certezza di avere le vecchie memory card in un cassetto, non ero sicuro che quel salvataggio esistesse ancora. Non ero assolutamente sicuro che ci fosse ancora. Al che sono riuscito attraverso la mia famiglia a farmi inviare via posta quella busta con le mie vecchie memory card. E sono tutte qui. Ne ho prese solo due, ne ho 5, 6. Una è questa. Vedete? Da PSM. Tutti i salvataggi dei giochi di guida. Queste, invece, sono sui salvataggi. Questi sono dei salvataggi dei GDR. Di ogni RPG PlayStation 2 che giocai e che completai. Ci sono centinaia di ore di Xenosaga. Ci sono Rogue Galaxy. 100%ato con il leggendario bikini e il costume più coperto, cosa che all'epoca adolescenziale era completamente inutile, se completavi il bestiario al 100%. No, se mi devi fare la waifu seminuda, deve essere il premio finale, non il pre-finale, altrimenti che lo faccio a fare. Però l'ho fatto comunque perché non mi interessava il bikini, volevo il 100%. Sono un vero uomo. Poi, in realtà, mi sono fatto anche inviare quelle... Oh, il green screen sta facendo ok, facciamo così. Quelle PlayStation, ma ragazzi, in questa memory card PlayStation 2, ed è esattamente una vera PS2 quella che abbiamo collegato qui, siamo con il RetroTINK, avete un upscale non invasivo, quindi è esattamente la stessa risoluzione a occhio nudo della PlayStation 2, solo che su uno schermo moderno. Ragazzi, questa è la mia vecchia memory card, questa è la mia vera memory card, non ho replicato i salvataggi e ci sono i dati. L'ultima volta che ho giocato Metal Gear Solid 3 Subsistence su PlayStation 2 era il 2010. È così.
Guardate! Le VR Mission! 2008! E neanche poi così tanto tempo fa! Ah! Il New Game Plus! Che poi, ragazze, quanti di voi ricordano che si può sbloccare anche la Sneaking Suite su Meryl? Dovremmo farlo. Ragazzi, allora... E qua ci sono le foto. Qua ci sono le foto. Le foto non ve le voglio mostrare così. Guardate! I miei vecchi salvataggi! 2007, 2003... 2000! Che bello! Ed erano salvataggi fatti non per la blind run, ma per le targhette, ovviamente. Se io vado su special... e andiamo su Dog Tag Viewer, vedremo quanto è completo il mio salvataggio. Oh, 2007, il più moderno. Tanker. Grazie. Plant. È completo. È completo. Capite perché poi non ho fatto il platino nelle remaster? Sarebbe stato un redoing. Il casting theater. Boss Survival. Peccato che ho provato a farlo partire. Non c'è il record. Non c'è un registro dei miei record. Avrei voluto vedere quanto in fretta avevo completato il Boss Survival, perché mi sembra che a Easy fui veramente, veramente veloce. Veramente veloce. Ma andiamo a ciò che conta davvero. E ovviamente gli avevo messo anche il nome. Chiaramente. Oh, le cose si fanno bene. Fortune. Una normale foto di Fortune... attraverso il fuoco, però. Attraverso il fuoco. Jennifer. Questa è la chicca dell'ostaggio che, a differenza delle Snake Tales, è l'unico che allarga le gambe in Sons of Liberty. E lo fa soltanto se la addormenti piuttosto che chiamarla o spaventarla. E per fare questa foto devi metterti sotto a un tavolo, inquadrare, e poi c'è Otacon che fa i commenti, ovviamente. Metal Gear Ray, mi sa che questa è figa, dai. Non più di tanto, però ok. Questa ha senso, ragazzi, cioè... dovete immaginarmi a fare... Metal Gear Ray... Wow! Ok. Questo è il... Non è la migliore foto dell'Harrier che ho. Non è la... Però questo è l'Harrier quando ti fa il flyby. Perfettamente centrato. Perfettamente centrato e a un frame prima che scompaia praticamente. Adoro. All'attacco cos'è? Bello, va bene. Il nostro kayak più... No, non è... Non mi ricordo come si chiama l'elicottero. Più l'Harrier, chiaramente. Tra l'altro, questo è tutto PlayStation 2.
Dear God! Ah, ovviamente, il Kasatka. No, non è il Kasatka. Il Kasatka è quello russo della Discovery. È Kamov, ecco, infatti. Kamov, ci sta, esatto. Qui abbiamo... ancora non siamo con gli attacchi unici extreme, però questa è bella, anche perché ovviamente muori un secondo dopo. Romantico. Questa è una foto normale, mi sembra, sì. Questa è la foto bellissima, con tutti i Cypher vivi, il paesaggio, il riflesso sul mare, vedete? Meritava comunque amore. Snake! Questa è bella perché, sì, questa la feci perché c'era Snake completamente pregno di cadaveri alle spalle. Bella violenta. Però non sono foto eccezionalmente difficili da fare queste. Vabbè, questa è ovviamente storica. Cioè, che non la fai? Mica c'era internet. Dovevi far vedere agli amici che avevi trovato il segreto. Altrimenti non ti credevano. Vanitoso. Questo mi sa che è di completismo. Sì, gli occhiali, ovviamente. Pagina 2. Fortune 2, mi sa che qua comincia... Ah, sì! Questa è una delle mie pre... Questa è una delle mie preferite. Guardate che foto incredibile! Sono riuscito a fare! Oh, non era foto mode Cheat Engine. Qui stavo qua giocando, mi sono spostato a destra, ha sparato. C'era tra l'altro la cassa rotta e il plasma del rifle. Proprio... Questa foto è fantastica. Una delle migliori che abbia mai fatto e che ricordavo di aver fatto e rosicavo di non riuscire a farvi vedere. Secondo me questa è una delle tre migliori di tutta la memory card. Extreme, ovviamente. Ecco, questo Saido e nessun amico che non ha giocato European Extreme l'ha mai visto. Questo è l'attacco Extreme in cui al posto del mitra ti lancia i missili mentre corri in flyby. E io l'ho fotografato, così, prima di essere vaporizzato. E ovviamente sì, centrato perché bisogna farsi del male. Questa mi sa che è figa. No, non è vero, non è quella figa. Vabbè, un bel Ray. Solidus. Mamma mia. Top 3. Questa foto di Solidus è incredibile. Katane dritte, centrato in camera, fuoco alle spalle. Mamma mia. Top 3, secondo me. Top 3. Bella. Questa è veramente figa. Cioè, alcune di queste, se avessi avuto internet, le avrei mandate ai concorsi, perché secondo me, perché c'erano dei concorsi, ovviamente fan-made, sulle foto. C'era roba fan-made. Mm-hmm. Bella, questa è bella. Mi do una pacca sulla spalla da solo. Questa è veramente figa. Fortune 3, non ricordo. Ah, minchia, bella. Qui è poco dopo zoomata con il... tutto il plasma. Ok, figa. Bella. Con l'accendino elettrico. Dai, questa è quella bella del Ray. Sì, questa mi piace un sacco perché è il raggio del Ray che ho schivato all'ultimo... Ho preso la telecamera, ho girato e ho fatto la foto. Che figa. Con la luce. Chissà cos'è quella? È tipo la bocca... La bocca che ha fatto fuoco? Può essere? Al buio. È un controluce forse fatto dall'engine per fare... Ammazza! Che figa questa! Zoomatissima con lo sguardo nell'ottica, nell'iron sight. Bello.
Mi piace. Questa è stata di un difficile. Cioè, questo è quando sta colpito e fa il flyby laterale. Ma sono contento. Ottica, sì, ottica, ottica. Ray 4. Oh, eccola! La terza della top 3. Questa, ragazzi, questa. Le tre foto migliori sono quella di Fortune, Solidus e questa. Questa l'ho fatta frame perfect prima di essere colpito dal raggio d'acqua del Ray. Frame proprio all'ultimo frame prima di finire fregato. Questa zoomatissima, si vedono persino nel cockpit Solidus e Vamp. Per me era importante centrare la foto. Apocalypse cos'è? Scritto male tra l'altro. Ah, bello, i missili del Rarrier appena arrivati. Io che zoomo per vedere la trasparenza e far vedere che in game hai pilota e copilota messi lì. Con il missile, tra l'altro, lì a destra. Metal Gear Ray 5. Bello! Qui, voi giocatori capirete come ho fatto, no? Ho sparato sul ginocchio, ho aperto la bocca. Goccia. Cheese. Bello, bello. Ha il suo perché. Ha il suo perché. Confermo la top 3. Ragazzi, sono finite. Semper Fi. Adesso, Semper Fi, Begonia. Andiamo su Metal Gear Solid 2. Tantissimo tempo che non giochiamo un po' da soli. Allora, quello che voglio fare io, giusto, X. Allora, non me ne frega niente di caricare. Ah, ce ne mancano tre, non due. Confidential Legacy. Il vento ululava mentre la pioggia torrenziale si abbatteva sulla superficie ondulata, agitata del fiume. L'unico natante in circolazione era un gommone nero lucente, sbatacchiato avanti e indietro sulle onde come fosse un giocattolo di una qualche divinità fluviale capricciosa. Snake alzò il volto per sbirciare oltre il bordo del gommone. Nel fracasso della tempesta, riuscì a sentire il rumore di elicotteri. Ne vide tre, neri, avvicinarsi al tanker davanti a lui. Questa è quella speciale di cui vi parlavo. Questa è quella romantica. «Sono in ritardo», mormorò Snake tra sé e sé. Tre giorni prima, Campbell era andato a trovare Snake nella sua casa in Alaska. Snake si era ritirato dal lavoro dopo l'incidente di Shadow Moses, mentre Campbell si era fatto una posizione nei servizi segreti della difesa, la DIA. Snake aveva capito subito che Campbell non si trovava lì per riallacciare vecchi rapporti con il suo ex commilitone. Dopo aver fatto quattro chiacchiere, Campbell andò subito al sodo. «Ti ricordi di un uomo che si chiamava Sergei Gurlukovich?» Snake annuì. «Ex colonnello dei GRU». Gurlukovich era rinomato come stratega crudele e spietato. Durante la guerra fredda, quando Campbell era al comando di Foxhound, Gurlukovich lo aveva umiliato in diverse occasioni. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, aveva reclutato un gruppo di ex soldati dell'Armata Rossa per formare un esercito personale dei mercenari. Da allora, Gurlukovich e le sue truppe si spostavano da un'area di guerra all'altra, vendendo i servizi al miglior offerente.
Siamo stati informati che Gurlukovic e i suoi uomini hanno attaccato un gruppo di Marines in missione segreta nella Repubblica Sudamericana di Aldera. Come al solito, i Marines hanno le bocche cucite sulla faccenda, preferirebbero metterci una pietra sopra. Ma da quel che ne sappiamo, sembra che sia coinvolto il Metal Gear. Metal Gear? Ringhiò Snake. Anche lui aveva sentito questa voce. In seguito all'incidente di Shadow Moses, le specifiche tecniche del Metal Gear erano state vendute al mercato nero. Di conseguenza, in tutto il mondo iniziarono a spuntare copie di Metal Gear. Eldera era un piccolo paese del Sud America coinvolto in una guerra civile. Dagli anni Ottanta il paese era stato sotto il controllo di un regime dittatoriale finoamericano. Ma quando la guerra fredda ebbe fine e l'America cessò di estendere la sua influenza in quella regione, la minoranza etnica del paese imbracciò le armi contro il governo, reclamando la costituzione di una nazione separata. Da allora, il paese era stato dilaniato dalla guerra civile. Mercenari e mercanti di armi facevano la spola a Eldera. Date le circostanze, aveva immaginato Campbell, non ci sarebbe stato da stupirsi se l'uno o l'altro schieramento fosse riuscito a impossessarsi di un nuovo tipo di Metal Gear. A quanto pareva, alcuni ancora convinti che la minaccia della guerra nucleare potesse riportare la stabilità nella regione. E i Marines erano lì per tentare di distruggerlo. Sì, I was born in a small village, esattamente. Chiese Snake. No. Sembra che stessero tentando di impossessarsene. Sappiamo ancora ben poco sulle potenzialità del nuovo Metal Gear. Questa sarebbe stata un'ottima occasione per recuperare tante informazioni preziose. In altre parole, Eldera era riuscita a procurarsi un nuovo tipo di Metal Gear. I Marines avevano un piano per impossessarsene. Gurlukovic aveva intenzione di sottrarlo ai Marines e ora Campbell intendeva rintracciare Gurlukovic. Snake scosse la testa. Scusi, ma questa volta dovrà trovare qualcun altro che faccia il lavoro sporco. Ormai sono fuori dal giro degli eroi. Snake, i tempi cambiano, colonnello. Credo che sia ora che pensiate a riposarvi. Dovrei ritirarmi dall'esercito. No. Voglio dire che dovreste smetterla con questa dannata faida contro Gurlukovic. Lo sguardo infuriato di Campbell confermò i sospetti di Snake. Campbell nutriva ancora un odio implacabile per Gurlukovic. Era un vecchio rancore che si trascinava dalla guerra fredda. Il tempo non lo aveva scalfito affatto, anzi lo aveva intensificato. È per questo che siete entrato nella DIA? Per saldare i conti in sospeso? Già, hai ragione. Ma non ho fatto tutta questa strada per chiedere il tuo aiuto solo per un rancore personale. Campbell serrò i pugni. Il fatto è che Meryl faceva parte di quella missione. Il gommone si accostò al tanker e Snake afferrò saldamente la fune. Meryl Silverburg era la nipote di Campbell. La figlia. Fukushima. La donna che a Shadow Moses aveva rischiato la vita a fianco di Snake. Per un periodo avevano convissuto, poi, 6 mesi prima, Meryl lo aveva lasciato, dicendo che doveva occuparsi di qualcosa di importante. La sua voce era risoluta, i suoi occhi chiari e freddi come l'acciaio. Snake non poté fare niente per fermarla. Snake si arrampicò sulla fune lungo lo scafo esterno del tanker e sbucò sul ponte di poppa. Riuscì a vedere che lì vicino c'erano dei soldati di guardia, sembravano i semi dei mercenari russi. Chiamò Campbell sul codec. Qui Snake, sono riuscito a infiltrarmi nel tanker. Sembra che i nostri amici russi abbiano già preso il controllo della nave. Proverò a mettermi in contatto con Meryl in qualche modo. Questa è la più romantica di tutte e wow! Scusa. Scusa. Ah, come ai vecchi tempi. Io voglio esplorare. Chissà quanti oggetti nascosti ci sono in queste cose. Non ho quasi nessuna memoria delle Snake Tales, quindi ci sarà qualcosa, no? E poi spammiamo il sub assolutamente. Anche perché il tanker è una cosa talmente bella che ho chiamato il livello nostalgico e la Snake Tale speciale non solo perché si cita Meryl, ma perché Snake ha la versione PlayStation 2 della Sneaking Suite del primo Metal Gear Solid. Avete visto bene. Sono veramente felice che lo stiate notando, senza che ve lo faccia, diciamo, sottolineare attraverso inquadrature furbette. No, oh, non ci sono molti segreti. È bellissimo Snake così. E chi non conosce questa Snake Tale rimarrà molto felice di qualcosa che le che la separa da tutte le altre. Vedrete. C'è una bellissima sorpresa. Quindi non c'è nessuna arma extra.
Is somebody there? Ah! Wet box. E una chaff. Anche questa non è canon, però come no, non può essere canon. C'è Campbell al codec al posto di Otacon. Azzardare. Ma smettila. Cioè, non potevo sapere così vicino, dai. Fammi esplorare un po' la mappa. Voglio giocare a Metal Gear Solid dopo tanto tempo. Non basta. Allora. Giustamente, siamo ad hard, quindi ci sarà sicuramente possibilità di prendere il raffreddore se esploriamo troppo. Altre munizioni. Bravissimo, cazzo. Ma enemy un par di ciufoli, bro. Mi spiace, ma era una cosa. Guardate che bello Snake. Guardate che bello che è. Questa è una cosa che Substance fece emozionarci. Ah, guarda un po'. Quanti siete? In tre. Ok. Freeze. Scusate, ma era troppo divertente. Esploriamo. Voglio dare un'occhiata in giro. Ah, qui non posso. Aia. Requesting puzza proprio. E là, Peppa, vado qua. Si sa mai. Dovrei equipaggiare la sigaretta in nome dei vecchi tempi. In nome dei vecchi tempi non dovrei neanche ammazzarli così. Dovrei ammazzarli così, aspettate. Oh. Un M4. Bene. Un M4. Qui la telecamera che tipo è? Vecchio stile? Sì. Sorry, mates. Ah, salve. Prego. Dai, dov'è? Una bella M9. Freeze. Scusate se faccio il casino, ma easy. Addirittura cutscene. Ma
Visto che sorpresa. Meryl abbassò l'arma. Cosa ci fai qui? Volevo solo vederti, rispose Snake. Come sei spiritoso. Beh, è vero, Meta. Ti ha mandato mio zio, non è così? Snake annuì e spiegò che Campbell era venuto a sapere dell'attacco di Gorlukovic. Ne hai avuto del fegato a venire qui, disse Meryl in tono brusco. Senti chi parla, replicò Snake. Cosa? Infiltrarti in un altro paese con la scuta di un'azione militare, quando in realtà sei alla ricerca del Metal Gear. Chi è che ha avuto del fegato a venire qui? La sua voce assunse un tono di condanna. È questo il qualcosa di importante di cui ti dovevi occupare? Non avresti capito. Meryl distolse lo sguardo. Uno come te, che avrebbe potuto godersi tranquillamente il resto della vita a occuparti dei cani da slitta, dopo quel giorno non avrebbe mai capito. Cercavo solo di vivere la mia vita lontano dall'odio. No, è solo che non volevi guardare in faccia la realtà, niente di più. La società, il passato, me. È per questo che te ne sei andata? No, non è per questo. Ma dallo sguardo di Meryl, Snake capì che forse era proprio andata così. Women. Tra i due scese un silenzio di tomba. 6 mesi di separazione avevano creato un vuoto freddo e profondo difficile da colmare. Finalmente Meryl ruppe il silenzio. Mio padre è morto qui, in questo paese, sussurrò. Matt Campbell, padre di Meryl. Fermi! Non si è sbagliato, Fukushima. Attenzione, attenzione. Matt Campbell, padre di Meryl e fratello minore di Campbell, era stato un agente della DIA. Snake aveva sentito dire che era scomparso durante una missione quando Meryl era molto giovane. Volevo vedere di persona ciò che vide mio padre. Meryl gettò uno sguardo verso la finestra, ma l'unica cosa che vide era la tempesta che infuriava dall'esterno. Tutto a un tratto si voltò verso Snake e lo fissò con insistenza. Snake, vattene da qui, ti prego. Questo è il mio campo di battaglia. Non ho bisogno non ho bisogno che un estraneo ne resti coinvolto. È un po' troppo tardi. Sono già coinvolto. Niente può farti cambiare idea. Niente, affermò Snake senza esitazione. Meryl sospirò, furibonda. Snake fece finta di non accorgersene. Ora dimmi qual è la situazione. Questa missione doveva essere top secret, vero? Allora Gorlukovic come ha fatto a scoprire tutto? Vorrei saperlo anche io. Pensi che ci sia una fuga di notizie? Ne dubito. Ma visto che tu ne sei al corrente, suppongo che chiunque potrebbe esserne informato. Informato? Non è una pizza. Snake ci pensò su un minuto. Meryl aveva ragione. Chiunque poteva saperlo, ma in ogni caso dovevano impedire a Gorlukovic di mettere le mani sul Metal Gear. Dove si trova? Nella stiva. Bene, vado a controllare. Tu. Meryl lo interruppe. Non prenderò ordini da te. Ci dividiamo e andiamo ognuno per la propria strada. Se hai intenzione di dirigerti verso la stiva, allora dovrò sistemare le scatole che bloccano la scaletta del primo ponte. Prima che Snake potesse fermarla, Meryl lo aveva lasciato. Di nuovo. Ciccia, eh? Ok. No. Niente. Non è vero, ho fatto un sacco da divertentissimo. Ok. Ma c'è qualche segreto di là? C'è una cosa che ruota. E allora tu morirai. Qual è il problema? Ah, la telecamera l'ha visto morire davanti ai suoi occhi. Non importa! Thermal Googles. Goggles sono Googles. Non è vero. Va bene, mappa 3D, non posso scendere. Ma vogliamo fare gli splendidi? Oh. Oh. Ah, ti scusa, ti ho colpito. Ho frainteso l'animazione. Perché si continuava a muovere. Via. Wow. Accidenti a te, Sav.
Sono completamente blind per quanto riguarda Metal Gear. Di solito seguo le Tarant Asido, ma non riesco ad aspettare la fine di Shadow of the Earth per Snake Eater e mi sono maratonato la tua serie sulla saga. È come entrare e sbirciare in uno scivolo e fare ok. Penso che nell'analisi e nell'esegesi delle opere videoludiche siate i migliori e non solo in Italia. Grazie davvero per la cura che mettete in quello che fate, che non è semplicemente giocare. Grazie, grazie di cuore. Apprezzo infinitamente parole così. Facciamo il giro, dai. Easy. Nessuno. Ma azz. E dove devo andare? Era Steve, ho capito. Boia. È che who's there? Devo farti il freeze. Freeze. Ammazza che bravo sei stato. Volevo dargli un calcetto sulle palline, ma... Tutto realistico, ragazzi. Yeah, baby. Ho veramente sbagliato tutto di questa stanza. Uccidetemi. Yeah, baby. Fantastico. Yeah.
Ma perché? Invisibile. Too much. Too much. Allora, non so se dobbiamo arrivare fino alla stima, alla stiva, ma si può fare se non facciamo 10 minuti. Certo, senza M9. Non l'ho trovata la M9 se era prima. Abbiamo esplorato decentemente, devo dire. Il PSG1? Bro, era una bellissima idea. Era una bella idea. No, di base non c'è sicuramente. Amici, siamo tutti sulla stessa barca. Scusate, ma le aree dobbiamo farle bene. Non vanno fatte male. Ed ecco che, come al solito, la velocità è la migliore strategia. Se avete dubbi su quello che può darvi un veterano come consiglio, è in Metal Gear correte e avrete la meglio, ma con coscienza. Che cazzo è stato? Uno sopra mi ha visto? Come ha fatto uno sopra a vedermi? Non c'era nessun motivo di rendere questa cosa visibile. Allora, che io abbia un PSG1 mi intriga, ma non riesco a comprendere il motivo tattico per dover usare un PSG1. Vabbè, ma troveremo la nostra via. Freeze.
Possiamo anche sparare a distanza, uccidere e usare. Cioè, non, l'obiettivo non è non farsi vedere, è avanzare con stile. Che cacchio? Quanto tempo? Ottimo. Bon. Easy. Buono. Per quale? Ah, ecco. Li avranno messi in luoghi originali o... Forse no. C'è quello là in fondo. Ah, ah, oh, carino. Ma che carino. Bei tempi. Sono pronto. So che sta per succedere, forza. Ah no. Ci sarà la sparatoria? Qui c'è un inganno. Qualche segreto? Non c'è nessuno. Amici miei. È finita. Veranzano Bridge Checkpoint passed. All non-essential personnel report holding 10 minutes time for the scheduled briefing session with the commandant. Riesco a sentire la musica del tipo con le cuffie, praticamente, tanto sono coinvolto. Get M9 first. Mi stai dicendo qualcosa, vero? Con tutto l'amore che ho per il completismo. L'M9 si trova sotto una struttura nella zona prima, e infatti, perché lì c'era anche il Night Vision Goggles, eccetera. Eccoci qua. Eccoci qua.
Nel buio peso del corridoio nel campo visivo di Snake si mosse qualcosa. Reagendo prontamente, Snake si tuffò nell'ombra di una cassa vicina. Ci fu un lampo di luce, Snake udì il suono di uno sparo. Un proiettile passò sibilando sulla sua testa e rimbalzò sul muro alle sue spalle, spargendo scintille. Era una trappola, ma non c'era tempo per i particolari. Schierati contro di lui c'erano almeno 5 soldati. Pronti. Ah, fuck, ho sbagliato alla fine. Dai, potevo cavarmela molto peggio. Quando vuoi. A meno che non ne arrivino altri tre adesso. Come ai vecchi tempi. Questa è l'expertise che esce fuori. Mi fa ricordare degli ultimi tre. Snake sbirciò nel corridoio. Questa volta non fu accolto da una pioggia di proiettili. La via era libera. Si spinse avanti, superò i corpi dei soldati dei nemici morti ed entrò nella stiva. Nella stiva svettava una massa enorme ricoperta da un telone. Non c'era ombra di dubbio. Era un Metal Gear, l'arma più sofisticata del XXI secolo. Il posto sembrava deserto, così Snake avvicinò il Metal Gear, la cui ombra enorme si stagliava su di lui. Diede un'occhiata sotto il telone, ma ciò che vide non era altro che una carcassa decrepita. Il rivestimento dell'armatura era chiazzato di ruggine, il corpo era coperto da un fitto strato di polvere. L'attuatore, antiquato e malmesso, era come un incrocio stradale di crepe sottili. Sembrava fuori uso da più di 10 anni. «Non fare il disgustato», risuonò improvvisamente una voce alle spalle di Snake. «Ciò che vedi davanti a te è il magnifico lascito di odio tramandatomi dal mio illustre predecessore. Dovresti proprio trattarlo con più rispetto». Snake si voltò appena in tempo per vedere Sergei Gurlukovic sbucare dall'ombra di un pilastro. «Metti giù l'arma», disse Gurlukovic. «Mi ci devi obbligare», replicò Snake. Gurlukovic strascinò un'altra figura da dietro il pilastro. Era Meryl. La avvicinò a sé e le puntò l'arma alla gola. Snake lo vide tracciare lentamente con il tamburo i contorni del suo collo bianco e sottile per poi farlo scivolare dolcemente sull'angolo della sua bocca. Snake gettò a terra l'arma. «È stato saggio», dice Gurlukovic. «D'accordo, Gurlukovic, lasciala andare!» Meryl si liberò dalla presa di Gurlukovic, che puntò l'arma verso Snake, gettando a Meryl uno sguardo lascivo. Tutto a un tratto, Snake capì cosa c'era sotto. Meryl lavorava con Gurlukovic. «Quindi... allora eri tu l'informatore!» Meryl rimase in silenzio a conferma di ciò che Snake temeva. «Ma perché?» «E se ti dicessi che era il desiderio di mio padre, in punto di morte?» Meryl lanciò uno sguardo supplichevole a Snake. «Te lo chiedo di nuovo, ti prego, vattene da questo posto!» «Non posso farlo!» Gurlukovic armò il fucile. «Allora dovrò proprio sbarazzarmi di te!» Tirò il grilletto. «No!» Meryl afferrò la mano di Gurlukovic di lato, il proiettile fu deviato e andò a colpire il suolo, tra i piedi di Snake. «Abbiamo fatto un patto! Mi hai promesso che non l'avresti ucciso!» Mentre i due continuavano a discutere, Snake recuperò l'USP e tagliò la corda. Correndo, udì Gurlukovic urlare infuriato ai suoi uomini. «Ammazzatelo!» Snake sentì la voce di Meryl che cercava di fermarlo, ma Snake non si voltò. Non pensava ad altro che darsi la gambe levate. Oh! Holy! Fuck! Questa è inaspettata com'è. Ok, amici, it is time. Addio. Sono le scale della torre. Eccola l'M4. Wow.
Ok, e ora siamo pronti. Via. È il momento. Pronti. Via. Bellissimo. Che figata. Come si può capovolgere il gameplay? Snake si chiuse alle spalle del portello tenuto a stagna e girò la maniglia di blocco. Così avrebbe guadagnato tempo, pensò. Nel frattempo aveva qualcosa da controllare. Chiamò Campbell sul codec e gli descrisse l'accaduto. Meryl e Kurlukovic, disse Campbell con voce tremante. Meryl ha detto qualcosa del desiderio del padre in punto di morte. A proposito, cosa ci faceva suo fratello in questo paese? Campbell gli diede la spiegazione. Durante la Guerra Fredda, mentre il paese era sotto il controllo di un dittatore filoamericano, le forze militari americane avevano eseguito un progetto top secret a Eldera. Matt Campbell aveva partecipato a quel progetto. Finita la Guerra Fredda, anche il progetto fu terminato e gli americani si erano preparati a lasciare il paese, ma Matt si rese irreperibile. Di lì a poco, il regime filoamericano, avendo perso sostegno, dovette affrontare insurrezioni armate tra le minoranze del paese. Eldera piombò così nella guerra civile. Più tardi trovarono il cadavere di Matt. L'insurrezione era stata fomentata da Spetsnaz, al cui comando era Sergei. Alcuni dicono che Matt stesse collaborando con Gurlukovic, ma io non ci ho creduto neanche per un istante. Dal modo in cui l'aveva detto, Campbell riteneva che fu proprio Gurlukovic a uccidere Matt. «È per questo che è stato ossessionato da Gurlukovic per tutto questo tempo?» chiese Snake. «Già», ammise Campbell. «Odiava Gurlukovic. L'odio generava altro odio. Anche lei era coinvolto nel progetto?» «No, il regolamento lo vieta. Abbiamo il divieto di prendere parte a operazioni in cui siano coinvolti i membri della famiglia. Dicono che comprometterebbero il giudizio. Non c'è altro. Credo che Matt volesse mantenere le distanze da me in quel periodo.» La voce di Campbell tradì del rimorso, ma non provò a spiegare per quale motivo il fratello avesse agito in quel modo. «Il vecchio Metal Gear che hai visto è il risultato finale di quel progetto. È tutto ciò che so. La faccenda è molto confidenziale. Le notizie sono tuttora tenute segrete. E ci credo», pensò Snake tra sé. Dopotutto, era normale che la gente tentasse di dimenticare le cose terribili del passato e i governi non facevano eccezione. Ma c'era chi rimaneva aggrappato a queste memorie. Alcuni non dimenticarono mai l'odio, e tra questi vi erano Gurlukovic e Campbell. «Snake, dobbiamo impedire a Gurlukovic e ai suoi uomini di fuggire con quel Metal Gear», disse Campbell. «Potrebbe essere ancora armato con testate nucleari attive. Avranno intenzione di testare le capacità del Metal Gear in alto mare. Devi cambiare la rotta della nave.» Bellissimo. Ma ora voglio prendere l'M9. Ho deciso di voler vivere questa Snake Tale come quella vera e propria del finale della Veteran 1. Oltre ovviamente al vero finale della Veteran 1, che è la Live 18 di The Phantom Pain. Questo è un extra finale di memorie, diciamo. Perché così possiamo salutarci con la nostalgia dopo aver giocato nella Veteran 2 External Gazer. Allora, dove si trova la M9 qui? Freaks. Non faremo del male a Meryl. No, non è il modello di Twin Snakes. Molto meglio. Nice. Send a replacement guard for the area. Solid, grazie di cuore. Una delle cose più iconiche che abbia mai fatto in tutta la mia vita. E rimarrà per sempre così.
Ehi, Belin! Pronti. Non farò male a Meryl. Voi non siete Meryl. No! Non era per niente male, ma sono felice di aver avuto nella scena la rottura dei vetri. La rottura dei vetri. Molto iconico, molto bello. Prendiamo l'M9. E non facciamo trovare un cadavere a qualcuno, ok? Palline! Scusa, non ti troveranno morto. Eccoci qua. Stai attento, devono farti vedere. Bravo, cheese. Gli è caduto davanti il cadavere? No. No. Gli è caduto davanti il cadavere, cioè, che scena. Mi spiace per lui. Pronti. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Siamo vicini a qualcosa di speciale. No, rolla giù le scale! Ma cosa fa Snake? Non rollare in diagonale su un'Xbox illusoria! Sei stato così bravo fino ad ora! Dovevi rollare sulle scale, serpente, struscia! Ha fatto un barrel roll istantaneo, cioè, su asse! Sì, ho mailato la fissione, ma ha senso. Mi sento colpevole, ma fino a un certo punto. Facciamo così, va? Sì, ma bro! Stavo solo cercando di fare lo splendido! Fammi fare il misterioso! Fammi fare... l'arcade snake stealth player. No! Doveva funzionare! Freeze.
No, scusa, ma... Ok. No, no, non ti sto per niente prendendo in giro, sono solo liberty. Sono serissimo. Ah, mamma mia, che bello, quanto mi mancherà. Cos'è stato? Freeze. Cos'è stato? Cos'è stato? Oh no! Cos'è stato? Oh no! Cos'è stato? No! Snake si diresse verso il ponte della nave. Fuori dalla finestra, oltre la tempesta, riuscì a vedere la sagoma di Meryl. Aprì il bocaporto tenuta stagna ed entrò nella sala di navigazione. Meryl si voltò. Sei in ritardo. Mi aspettavi, per caso? Qui non ci sentirà nessuno. Ho qualcosa da dirti. Si tratta del motivo per cui stai aiutando l'uomo che ha ucciso tuo padre? Questo te l'ha detto mio zio. Snake annuì. Meryl scosse la testa. Ha mentito. Meryl spiegò tutto. Il ruolo di Matt Campbell nel progetto Top Secret di sviluppo del Metal Gear Eldera consisteva nell'assicurare la stabilità del paese. Parte del suo compito era fornire informazioni false ai gruppi di minoranze separatiste, e ci riuscì. Doveva prima scegliere un candidato adatto, poi individuare il punto debole del suo bersaglio e usarlo per ricattarlo, quindi doveva agitare l'esca davanti agli occhi della vittima per convincerla a collaborare. A quel punto, Matt avrebbe inviato il suo complice volontario tra i ranghi dei separatisti. Da lì, la spia doveva fornire agli americani informazioni utili, vendendo così i compagni al nemico. Ma nel corso della missione, Matt commise un errore fatale. Nelle trattative con i separatisti finì per simpatizzare con la loro causa e si lasciò sedurre dall'ideale dell'indipendenza. Iniziò a prendersela con gli Stati Uniti per come sfruttavano le nazioni più piccole e deboli a loro vantaggio. Alla fine, Matt decise di aiutare i guerriglieri a fondare una propria nazione. Voleva dare a loro l'asso nella manica che gli avrebbe assicurato l'indipendenza. E cosa c'era di meglio di un carro armato bipede con capacità nucleare che guarda caso veniva sviluppato a Eldera, anche se nel segreto illegalmente? Dai militari americani. Anche Sergei Gurlukovic sosteneva i guerriglieri e accettò di collaborare. Il piano di Matt venne eseguito. I guerriglieri riuscirono a sottrarre il Metal Gear dalla base americana, ma poi il loro piano venne scoperto e Matt fu giustiziato dagli americani. Il padre di Mary era stato punito per il crimine di aver creduto nei propri ideali. E di aver disertato il proprio paese e disobbedito a ordini diretti di un rango militare. Adesso capisco che ci sia una morale dietro, però piano. Cioè, in quei tempi difficili era alto il prezzo da pagare per avere una propria coscienza. Nel tumulto della guerra civile che seguì, il Metal Gear sparì senza lasciare tracce. Sei mesi prima, tuttavia, era stata riconfermata la sua esistenza e i Marines erano stati inviati a recuperare il loro sporco segreto, perso da tanto tempo. Dopo aver ascoltato la vera storia di Gurlukovic, Meryl aveva accettato di seguire le sue istruzioni di infiltrarsi tra i Marines, allo scopo di trasferire il Metal Gear ai guerriglieri attraverso Gurlukovic, che ancora forniva sostegno ai ribelli. In questo modo, lei poteva rendere omaggio alla memoria di suo padre e agli ideali per cui era morto. «È questo ciò che ti ha raccontato Gurlukovic?» chiese Snake. Meryl annuì. Snake scosse la testa. «Ma non hai mai pensato che ti stesse mentendo?» Meryl guardò Snake con il dolore negli occhi. «Non mi lascerai andare, vero?» «Cosa hai intenzione di fare?» Meryl prese l'arma e la puntò a Snake. «Non mi sparerai mica», disse Snake. «Stammi a guardare». E la chicca è proprio questa. Abbiamo... il boss Meryl. Dai, ti ho mancato, ho perso il loop. Meryl, non ti ucciderò. Ma tu ucciderai me! E fa un botto di danni perché lei usa quella pistola gigante. Sì, già la Desert Eagle.
Ho sbagliato di nuovo. Oh cielo! Meryl, smettila! Stronza! Come ha fatto a girarsi? È esplosa velocissimamente la granata. Ah, lei spara ogni volta alla luce per farla. Wow. No. Dai, dai, sei colpi. Ne mancano due, penso. Ora ne manca un headshot. Ecco, non abbiamo ucciso Meryl, che è un buon finale. Snake guardò Meryl accasciarsi sul suolo. Si precipitò da lei e la cullò tra le braccia. Per fortuna, l'aveva solo messa fuori combattimento per un po'. La strinse forte al petto. Non darti pena per questo, disse una voce alle spalle di Snake. Era Gurlukovic con una pistola in mano. Perché stavi usando Meryl? Chiese Snake, trattenendo a fatica la collera. Usarla! Non ho fatto altro che dirle ciò che voleva sapere. È sinonimo. Gurlukovic, magari non parli bene inglese, ma... Io non la penso così. Gurlukovic accennò un sorriso. Era il sorriso di un abile stratega, un sorriso che esprimeva menzogne e manipolazioni tradimente. Forse ci ho ricamato un po' su. Dopotutto la gente crede a quello che vuole credere. È così che intendi vendicarti del colonnello? Ma certo, merita di soffrire. Lo farò contorcere in agonia finché il suo dolore non sarà grande come quello di tutti gli uomini che ho dovuto seppellire, di tutte le vedove e degli orfani che hanno lasciato. Gurlukovic odiava Campbell. Campbell odiava Gurlukovic. L'odio generava altro odio. Citando Liquid, Fukushima sa come scriveva in Metal Gear anche Kojima, no? Lo ha aiutato non a caso. È per questo che l'ho scelta. Non è lei la persona più importante della vita di Campbell? Questo l'ho sentito da Matt, in punto di morte. Allora l'hai ammazzato tu, Matt? Per un istante Gurlukovic diviene scuro in volto. Vedo che la mia fama mi precede. Gli ho solo dato ciò che desiderava. Non aspettava altro che qualcuno lo uccidesse. Era fatto così. Per un attimo sembrò quasi che Gurlukovic rimpiangesse realmente la perdita di un vecchio amico. Forse il suo dolore era sincero, ma quell'espressione svanì presto. Non consegnerò il Metal Gear ai guerriglieri di Eldera. Io e i miei uomini abbiamo piene diversi. La macchina di per sé sarà pure un relitto, ma ciò che dobbiamo fare è recuperare le testate nucleari e il sistema di lancio. Un missile balistico nucleare è sempre una risorsa preziosa, anche ai nostri giorni. Snake digrignò i denti. Gurlukovic rise. Non essere così arrabbiato con me. Era questo il desiderio di Matt Campbell in punto di morte. Fin dall'inizio aveva questa intenzione. Cosa vorresti dire? Se non mi credi, allora chiedilo direttamente a lui. Gurlukovic puntò l'arma a Snake. All'inferno! L'aria fu squarciata dal suono di uno sparo. Gurlukovic cadde al suolo. Il colpo era partito da Meryl. Mal ridotta e sferzata dalla pioggia, Meryl barcollò dal dolore e diede le spalle a Snake. Meryl, ti prego, non dire niente. Le tremavano le spalle. Snake si chiese se non stesse piangendo. Il tanker e il Metal Gear che trasportava furono recuperati dalle forze statunitensi. Nel frattempo, Meryl fu sottoposta a un'indagine militare. Diversi giorni dopo, Snake si imbatté in Campbell mentre era in visita a Meryl nel centro di detenzione. Secondo Campbell, i militari avevano indagato a fondo sul Metal Gear recuperato e lo avevano giudicato un fallimento completo, poco più di un rottame metallico. Anche le testate nucleari non erano che imitazioni di bassa lega. Non era chiaro se Matt ne fosse al corrente oppure no. Non avevano alcuna documentazione. Campbell aggiunse che era per colpa sua se Matt aveva tradito il suo paese. Cosa? Esclamò Snake. Matt mi odiava. E non soltanto me. Odiava anche sua moglie, Meryl. Cosa sta cercando di dire? Meryl è mia figlia. Snake cadde dalle nuvole e incredulo fissò Campbell. Dunque, lei è la moglie di suo fratello? Campbell annuì. Sapevo di aver fatto una cosa imperdonabile, ma pensavo che lei chinò il capo. E Matt lo sapeva. Aveva intuito che c'era qualcosa.
Per questo andò da solo a Eldera per allontanarsi da noi. Ed è lì che lo ha trovato Kurlukovic. Metal Gear Solid 2 ha un po' questo sottotema, eh? La prima regola per reperire informazioni era scoprire il punto debole dell'avversario, scavare nel suo passato, gettare sale su vecchie ferite e poi fingere di compatirlo. Guadagnarsi la fiducia, capirne i segreti, a quel punto lo tieni in pugno. Per Kurlukovic, Matt era il bersaglio ideale. Meryl ne è al corrente. No. Ma stavo per dirle tutto. Detto questo, Campbell si voltò e incamminò verso la sala visite. Mentre Snake lo guardava allontanarsi, si mise a pensare. Meryl ci avrebbe messo del tempo ad accettare la verità su quanto era successo. Non era neanche sicuro che lei avrebbe riconosciuto Campbell come suo vero padre. Ma per Snake sarebbe stato sufficiente se un giorno i due fossero tornati a sorridere a sé a vicenda. Ah, nel mondo non c'era spazio per altro odio. Non facciamo riferimenti a quanto questo sia un finale perfetto della live, anche in memoria di ciò che poi è la Veteran e sarà la Veteran, ma wow. Per me questo è il finale perfetto, ma in nome di ciò che è la Metal Gear Saga, il tema finale della prospettiva, che non spoileriamo ai blind, so come lasciarvi. Ah no, non posso. Era su PlayStation 2. Volevo mettere come finale Solidus ucciso dall'anziana signora. Ma giustamente qua non ci siamo, perché siamo su PC, non ho il salvataggio 100%ato. Beh, il tema è quello, ragazzi. Il tema è quello. È Solidus ucciso dall'anziana signora con il piumone. Ok? È molto importante. È molto importante. Chi è blind e non sa cosa significhi, mi aspetti in futuro nella Veteran 2. Stupid machines!